Ho sempre saputo che la mia strada fosse l'arte, infatti quando dovevo scegliere il mio liceo, che forse è una delle prime decisioni più importanti della vita, perché lì devi più o meno un attimo pensare a cosa vuoi dal tuo futuro, sapevo che il liceo artistico, che l'arte era la mia strada, e al liceo ho percorso tante strade diverse e mi sono allontanata un po' dai sogni che avevo da bambina, che è sempre stata la moda. Un giorno ho deciso che forse la mia strada era l'architettura, però poi ho dovuto provarla, ho dovuto farmi male per comprendere che non era la strada giusta, e alla fine un giorno in me si è risvegliato il desiderio della moda. Oggi si è avverato un sogno perché in questi ultimi anni ci pensavo tanto al voler fare una mostra, ma principalmente per dare voce finalmente a qualcosa che magari ho sempre tenuto per me, perché non ho mai deciso di esporre soprattutto i miei disegni, perché per me sono qualcosa di tanto, tanto intimo. E quindi volevo esporli in maniera fisica, oppure che ci fosse una nuova strada, un nuovo inizio a far vedere, diciamo, quello che porto dentro. Grazie sempre al mio liceo, che è sicuramente una chiave nella mia vita, e ad alcune persone che ho incontrato, sicuramente le mie professoresse. Mi è stata data questa possibilità, ho conosciuto questo posto magnifico che è veramente speciale, perché qui dentro c'è veramente la libertà, e quindi la libertà di poter fare qualsiasi cosa. E per me il regalo più grande che potevano farmi è darmi l'opportunità di dire qualcosa. Bisogna sempre comunicare, però quando ti viene data l'opportunità di poter arrivare qualcuno, bisogna fare tanto rumore, tantissimo, nonostante ognuno di noi lo fa tutti i giorni.